E buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV e apriamo andando a parlare dei lavori idraulici e idraulico-ambientali all'aeroporto fiorentino a Peretola, all'aeroporto Vespucci, propedeutici alla nuova pista. Sentiamo Maria Teresa Rabotti. Presentati oggi i lavori per la messa in sicurezza idraulica qui all'aeroporto fiorentino di Peretola, lavori propedeutici per la nuova pista. Beh, oggi è un passo davvero significativo perché questa è un'opera fondamentale per la sicurezza idraulica di tutta quest'area aeroportuale e dell'area circostante. È un'opera che serve sia per l'attuale assetto dell'aeroporto e della pista, ma, e questo è il dato a mio avviso importante, anche propedeutica per la realizzazione della nuova pista. È un'opera di grande valore ambientale e come ho già detto, utilissima, per non dire fondamentale, per la prevenzione del rischio idraulico. Ringrazio la società Aeroporti che ha proceduto con grande determinazione insieme ai tecnici per arrivare fino a questo punto e la Regione Toscana che ovviamente insieme al Comune ha fatto da coordinamento per iniziare i lavori. Siamo molto contenti, queste vasche rappresentano anche diciamo un'opera ingegneristica di una certa rilevanza e sono una risposta di concretezza rispetto a tutte le discussioni e le polemiche che si fanno anche sull'impatto ambientale dell'attuale aeroporto e di quello nuovo. Una delle polemiche è proprio sulla nuova organizzazione idrogeologica del territorio. Ma guardi, quest'opera dimostra che c'è la massima attenzione verso l'ambiente e verso la prevenzione del rischio idraulico. Del resto, proprio in questi giorni abbiamo anche mostrato il nuovo parco del Mensola dall'altra parte della città. Gli interventi sul fronte della protezione del territorio dal punto di vista del rischio idraulico, delle esondazioni e quant'altro non sono mai stati così significativi. Questo vale anche per questa zona dell'aeroporto. Del resto, la valutazione di impatto ambientale che è stata emanata per il master plan alla fine dell'anno scorso ha dato delle prescrizioni molto nette e molto chiare e noi le stiamo rispettando ad una con il massimo scrupolo. Ripeto, questo serve sia per l'attuale assetto che per quello futuro della nuova pista. Andiamo avanti perché si possono realizzare infrastrutture fondamentali come l'aeroporto nel pieno rispetto della tutela del paesaggio e del territorio. E andiamo invece nella montagna pistoiese, dove quattro pellegrini sono stati sorpresi da una bufera di vento e neve alla Doganaccia e sono stati salvati dai gestori del rifugio Bicocca. Sentiamo Patrizio Ceccarelli. Sono stati sorpresi dalla bufera di neve e vento e si sono trovati in difficoltà. Per fortuna hanno trovato riparo al rifugio della Bicocca, alla Doganaccia, aperto nonostante il meteo sfavorevole. Quattro pellegrini, tre donne e un uomo, originari delle province di Vicenza, Verona e Milano, sono partiti nei giorni scorsi dalla zona di Padova e stavano percorrendo il sentiero della Romea Strata, che passa proprio dall'Appennino, al confine tra Emilia-Romagna e Toscana. Domenica scorsa Maria Rosa Gaspari, Rosetta Marobin, Dionisia Vignaga e Mauro Luccherini, arrivati alla Croce Arcana, sono stati sorpresi dal maltempo con neve, nebbia e forti raffiche di vento. La mattina siamo partiti da Fanano, hanno raccontato ai soccorritori, ma arrivati alla Croce Arcana ci siamo trovati in mezzo ad una tempesta. Da lì abbiamo notato due sentieri, ma avevamo pochissima visibilità. Abbiamo imboccato quello che ci ha portato alla Doganaccia, dove abbiamo fortunatamente trovato il rifugio aperto. I gestori ci hanno accolto con gentilezza, scaldati, rifocillati e ospitati per la notte. Non sappiamo cosa sarebbe successo se avessimo dovuto proseguire il cammino in quelle condizioni. Il nostro percorso proseguirà ora fino a San Miniato e da lì imboccheremo la via Francigena che ci porterà a Roma. Siamo contenti di aver aiutato questo gruppo di camminatori, commentano Marco e Ronnie
Ceccarelli della Doganaccia 2000, che gestisce impianti e strutture del comprensorio a 1600 metri sopra il borgo di Cutigliano. Siamo consci e orgogliosi del fatto che chi lavora in montagna e tiene aperte le strutture ricettive, anche e soprattutto in condizioni meteo sfavorevoli, svolge un'attività di presidio del territorio e di utilità per tutti coloro che frequentano il nostro Appennino. Rimaniamo a Pistoia perché si è appena conclusa la 13ª edizione di Dai un senso alla vita. Vediamo i dettagli nel servizio. Si è conclusa con il convegno dell'Associazione Nazionale Sociologi al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia, la 13ª edizione di Dai un senso alla vita, rispettala, che quest'anno aveva per tema persona o personaggio, inteso come essere o apparire. Abbiamo con il nostro progetto coinvolto tantissimi giovani, non solo da un punto di vista di relazioni, da un punto di vista di un tema, ma bensì siamo proprio riusciti a entrare attraverso i filmati nell'animo proprio dei ragazzi. Infatti il concorso multimediale, che oggi diciamo è la punta di diamante del nostro progetto e che oggi i ragazzi delle scuole verranno premiati, fa sì che proprio i ragazzi siano in scena, siano proprio loro che esternano il loro pensiero su questo argomento, che appunto l'argomento di quest'anno era persona e personaggio. Allora, i lavori dei ragazzi sono, sotto certi aspetti, mi hanno anche stupita, nel senso che loro interpretano veramente bene questo discorso persona o personaggio e hanno anche proprio, si vede che stanno vivendo il momento e quindi alla ricerca di personaggi interiori, si pongono delle domande. In alcuni video si vede anche la loro difficoltà di poter esprimere i veri personaggi interiori. Molti video riguardano cosa chiedono i genitori, cosa chiede la scuola, cosa viene loro in un certo modo chiesto prima ancora che loro stessi possano sentire chi sono. E si avvicinano le elezioni comunali di 26 maggio, 9 i candidati a sindaco per quanto riguarda Firenze, tra questi Dario Nardella del PD, sentiamolo. Dario Nardella, quali sono i punti principali del suo programma? Beh, io punto molto sull'ambiente, sul trasporto pubblico, che servono per ridurre il traffico e per abbattere appunto l'inquinamento. Abbiamo bisogno di una maggiore qualità della vita, dobbiamo completare il lavoro fatto partendo dalla realizzazione di tutto il sistema delle tranvie, dalla realizzazione della metropolitana di superficie con il sottoattraversamento che purtroppo il governo ancora vuole bloccare e la riqualificazione dei quartieri non centrali, facendo quello che abbiamo cominciato a fare con i vigili di quartiere per la sicurezza dei cittadini, ma anche illuminazione a LED, parchi nuovi, insomma una visione della città che punta sul completamento delle opere già avviate, perché Firenze deve essere un esempio per l'Italia, che è un paese oggi dove purtroppo molti progetti si cominciano e non si chiudono, tanti cantieri neanche vengono iniziati. Continuare ma anche migliorare alcuni aspetti, cambiare certi obiettivi che sono stati diciamo meno soddisfacenti. Penso al trasporto pubblico locale, io ho un piano per il trasporto pubblico locale notturno e per un sistema di trasporto che sia sempre più capillare in tutti i quartieri della città. Che cosa si può fare invece per l'emergenza casa? Noi stiamo realizzando il piano casa a 56 milioni di euro con immobili sostenibili ambientalmente, ma ci rendiamo conto che ci sono ancora tante famiglie, troppe, che aspettano una soluzione. Abbiamo un piano molto ambizioso di 400 milioni di euro da finanziare con un mix di fondi privati e pubblici che servono a dare incentivi per gli affitti, a riportare i giovani in centro e portare la residenza, ad aiutare quelle famiglie di fascia grigia che non hanno il diritto delle case popolari ma non arrivano neanche alla fine del mese. E poi anche realizzare nuove case popolari secondo un principio di equità, di giustizia, di legalità, senza creare però periferie ghetto, perché questo non è certo il modo di riportare sviluppo, crescita, giustizia nei quartieri della città. Dunque un piano che punta a diverse soluzioni, diversi strumenti per dare una risposta a più di 8.000 famiglie della nostra città.
Andiamo a Prato, dove torna il Festival delle Colline con una edizione allargata. Sentiamo. 40° compleanno per il Festival delle Colline, la tradizionale rassegna musicale che ogni luglio, da ormai 4 decenni, anima le colline pratesi. L'edizione numero XL sarà XL in tutti i sensi. Oltre agli artisti musicali ospitati, quest'anno il festival prevede anche la mostra fotografica 40 anni di colline, visitabile dal 14 giugno al 26 luglio presso le Scuderie Medice di Poggio a Caiano. L'esposizione intende celebrare la lunga storia della manifestazione attraverso le foto, i video e le locandine delle rassegne del passato. Protagonisti dell'edizione 2019 saranno i cantanti Jay Meshes e Ben Otwell, i compositori Olivia Sellerio e Wim Mertens, ma soprattutto il cantautore italiano Fabio Concato. Il festival è in programma dal 3 al 25 luglio e coinvolgerà le location più suggestive del territorio, tra Poggio a Caiano, Prato e Carmignano. Lo spazio Ex Fabrica a Prato ospiterà invece China Garden, con documentari, workshop e incontri dedicati alla comunità cinese, ma soprattutto l'esibizione di musicisti e cantanti asiatici. Quello che c'è da festeggiare maggiormente è che il Festival delle Colline, con grande fatica, è quasi un miracolo, riesce a garantire, a rimanere, avere l'identità forte che ha sempre avuto e non a perderla negli anni, come è successo ad altri festival, strizzando più l'occhio al pubblico e andando più in una linea mainstream. Noi riusciamo ancora a fare ricerca, a presentare artisti che non hanno palchi in altri festival e avere un grosso riscontro di pubblico comunque negli anni. Bene, per ora è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.